Mentre il comitato di Vado Ligure continua a contestare il progetto che prevede la costruzione di una piattaforma per un megaterminal contenitore del porto commerciale, questo pomeriggio a Genova si terrà una riunione per definire il caso Musk. È stato il presidente della regione Sandro Biasotti a convocarla chiedendo la partecipazione degli enti savonesi. La giunta regionale non ha fatto mistero di voler creare i presupposti affinché la Musk metta radici sulla costa Ligure. Vista l'indisponibilità di Vado, è già stata presa in considerazione la solida alternativa di Oltre. All'incontro sono stati invitati il presidente della provincia Alessandro Garassini, il sindaco di Vado Roberto Peluffo, i dirigenti della MESC e il presidente della Port Authority Alessandro Becce. Per quanto riguarda la giunta regionale parteciperanno il presidente Biasotti, il suo braccio destro Franco Orsi e l'assessore ai trasporti Vittorio Adolfo. La convocazione ha un titolo volutamente neutro: discussione sulle prospettive di sviluppo, in modo da non urtare la suscettibilità degli invitati che già nelle settimane scorse avevano protestato per l'attivismo del presidente Biasotti. Non ci sono commenti ufficiali, ma la maggior parte di quanti hanno preso parte nei giorni scorsi alla riunione del comitato di pilotaggio, l'organismo consultivo della provincia, hanno lasciato intuire che i problemi della MESC e del piano regolatore portuale sono stati affrontati nel complesso con spirito costruttivo e in tutti i loro molteplici aspetti.